Allora, eccoci con Saverio Bafaro che ha partecipato a questa interessante iniziativa nell'ambito del Festival della Poesia della Sovrintendenza Speciale di Roma, iniziativa sulle riviste che è rivolta da Tiziana Colusso. Ringraziamo innanzitutto Saverio Bafaro di aver accettato questo invito a un confronto, perché nei suoi passaggi, in alcuni suoi passaggi dell'intervento ha messo l'accento su questa tendenza ormai consolidata, insomma, della poesia moderna ad avere una marcata autoreferenzialità, insomma essere ancora legata all'autore. È un tema che noi affrontiamo spesso qui dai microfoni di Radio Poetanza e quindi ha subito attirato la nostra attenzione, da qui l'invito quasi immediato, insomma, di intervenire in trasmissione per poterlo approfondire. Ma prima partiamo con il profilo invece di Metaforica, che è la rivista che dirige Bafaro e che ha un po' questo doppio binario, rivista ma anche libro, e comunque è di una certa densità perché ha tutte le sezioni di una rivista, raccoglie un lavoro di approfondimento, insomma. A te la parola e grazie di essere ai nostri amici. Allora, intanto grazie Fabio Sebastiani, perché appunto sono quegli incontri così junghiani di sincronicità che fanno sempre, no, brillare l'anima. Inoltre mi hai dato la possibilità di approfondire ulteriormente, diciamo, alcuni spunti, quindi diciamo si è creata un'ulteriore alchimia, appunto mentre pensavamo all'intervista, infatti mi sono uscite fuori delle nuove teorie, dei nuovi, diciamo, modi per riflettere su questo tema che è sicuramente molto difficile, molto complesso. La tua prima domanda va sulla rivista su Metaforica che poi magari diciamo metteremo anche le immagini, no, delle copertine, le faremo vedere, perché un libro è inizialmente un oggetto visivo e tattile, ma anche olfattivo, direi, no? Diciamo, chi ama i libri sente, diciamo, l'odore della stampa, ha una, proprio un'esperienza estetica, no? Con il libro stesso. È pubblicata da Edizioni Efesto ormai da 2 anni, siamo in attesa, stiamo mandando alle stampe il quarto semestrale. I primi 3 volumi, ovviamente non commento quelli perché sono già usciti, hanno ospitato anche delle monografie di artisti, quindi diciamo campeggia una scritta metaforica su uno sfondo chiaro, chiarissimo, bianco, avorio, e riproduce nei miei intenti quella che vuole essere la scatola di un farmaco, quindi metaforica come principio attivo di cura. È la metafora stessa, che lo ricordiamo è la figura retorica principale della poesia, quindi un ritorno proprio alla centralità della metafora con le sue grandi potenzialità. La grafica è molto pulita, esiste appunto la scritta metaforica, sottotitolo semestrale di poesia, poi ovviamente c'è la data dei mesi e l'anno, e questa immagine di impatto di questi artisti che vengono adottati per ogni semestrale, sono, diciamo, inclusi nella copertina. Ovviamente il primo numero è Gianfranco Basso con questa opera che si chiama Il Labirinto, un'opera cucita perché piaceva l'idea dei fili, che fili rimanda anche alle parole. La seconda è di Piero Crida, Maschera del silenzio, in cui compare anche questo filo, in questo caso acquerellato, lui da grande maestro dell'acquerello. Terzo è in realtà una ceramica di Mauro Magni dal titolo Sacro Fuoco. Le sezioni in breve, no, della rivista sono sezioni fisse, quindi nel senso le troverete sempre in ogni libro, sono ouverture, l'ouverture che ovviamente è una parola per esempio prestito alla musica,
che introduce, no, preannuncia un certo clima, no, e soprattutto anche un certo tema che non è però preconcettualizzato quando ricevo i contributi. Si autocompone, cioè praticamente i contributi a un certo punto formano una gestalt, un insieme che è diverso dalla somma delle sue parti, e questo mi sembra una cosa anche interessante, no? Misteriosa, come alcuni testi poi rimandino ad altri, come alcuni temi si ripetino. Questo accade in particolar modo per gli inediti, che sono inediti di poeti italiani che hanno già fatto un percorso, oppure a volte anche di autori emergenti che però valutiamo e reputiamo molto validi, oppure addirittura anche autori post mortem che non hanno mai pubblicato inediti poetici. Quindi questo c'è successo anche di recente ed è una grande gioia poter fare questo. Le traduzioni sono, ovviamente cerchiamo di rendere nella lingua italiana autori di poesia che non sono stati ancora tradotti da noi. La poesia si racconta, è una sezione, come dire, io da psicologo in qualche modo e psicoterapeuta ho cercato di inserire qualcosa un po' di psicoanalitico in un certo senso, cioè c'è un poeta, una poetessa che sceglie un testo rappresentativo della sua poetica e lo svela più dal punto di vista del processo creativo e dell'autobiografia, quindi cosa che di solito nella poesia si fa molto poco, cioè c'è il testo, non si dice niente, no, di quello che c'è dietro, nel retroscena, cosa che ad esempio si fa più spesso per le canzoni. Ricordo quando ero ragazzo che leggevo i magazine di musica, c'erano dei brani, dei testi di alcune canzoni che venivano analizzate, come mai questa citazione, a cosa si riferisce, cosa intendeva l'autore. Procedono poi sempre in ordine di apparenza di apparizione gli interventi, che sono solitamente delle riflessioni di poeti su altri poeti, i saggi, che invece sono scritti da autori di varia provenienza, e ovviamente anche qui scelgono un autore o un'autrice di poesia sul quale, o sulla quale concentrarsi. Le riedizioni, che è una sezione che parte dalla seconda uscita, dal secondo volume, perché è molto importante l'idea di ritornare su alcuni saggi importanti pubblicati, diciamo, negli ultimi 30-40 anni, riproporli, diciamo, all'attenzione del lettore, e con questa attenzione nel riproporre qualcosa. Quindi, diciamo, dopo che è uscito, si crea un po' questa solidarietà tra le case editrici. Ovviamente noi citiamo la fonte in cui il saggio era già contenuto e lo riproponiamo dentro Metaforica. No, no, prego, prego, vai avanti. Intersezioni è poi una sezione a cui io tengo tantissimo, perché la poesia totalmente aperta, diciamo, in maniera poliedrica, in maniera scompaginata a tutti gli ambiti del sapere, quindi non solo i classici binomi poesia e arte, poesia e musica, ad esempio, ma anche poesia e contesti, il contesto metropolitano, la scuola, i festival, un insieme, diciamo, pressoché infinito di contesti. Quindi la poesia che vive quando è inclusa ed emerge dentro i contesti di vita, altrimenti rischia di essere morta sulla carta. Le ultime due sezioni sono Profili della memoria, anche qui, diciamo, un'operazione che va a salvaguardare poeti che non ci sono più, che ormai sono considerati importanti, alcuni considerati importanti ma non ricordati, quindi in qualche modo come se fosse un po' un'operazione di salvaguardia della memoria, anti-oblio.
Retorica, ultima, ma non ultima per importanza, anzi, è una sezione in cui i linguisti, o comunque appassionati, studiosi delle figure retoriche, approfondiscono le figure retoriche in quanto tali, ma anche all'interno dei contesti della storia della poesia. Le recensioni chiudono e poi, diciamo, ovviamente sono recensioni tendenzialmente brevi, sia di raccolte di poesia che di saggi ad argomento poetico. Ecco, avete capito come c'è questo grande lavoro di tessitura, cercando tutte quelle, chiamiamole contaminazioni, ovvero quella per illustrazione dei confini che la poesia naturalmente ha una volta collocata nei contesti della società e che quindi vanno forse indagati e approfonditi più della poesia stessa. Ma questo perché? Perché sostanzialmente la poesia potrebbe ridiventare un elemento, un'arte centrale della società attuale. L'avete un po' capito dalle parole di Saverio Bafaro, perché ha a che fare ovviamente con la psicologia, ha a che fare con la musica, ha a che fare con la memoria. Ma senza perdere la sua grande autonomia, anzi, si ri sta riguardando alla poesia proprio perché la poesia in qualche modo ha resistito con fasi, diciamo così, più o meno alterne, ed ora in questa modernità così contraddittoria e labirintica, potrebbe tornare ad essere, un importante punto di riferimento, a condizione che, e lo lascio dire a Saverio, perché siamo, è un po' il centro di questa intervista, a condizione che Saverio, arriviamo appunto alla seconda domanda, gli autori, i poeti si adeguino rispetto alla modernità, non ovviamente nelle forme, ognuno è libero di scegliere la forma che preferisce, ma sicuramente negli atteggiamenti, questo atteggiamento che noi definiamo egoico e che ha caratterizzato fortemente il Novecento, sembra un'eredità che i poeti fanno difficoltà a lasciarsi alle spalle e quindi ad abbracciare invece un'idea di rete, di allargamento, di comunità che, guarda caso, appartiene alle radici della poesia. Ecco, questo atteggiamento egoico, visto che tu sei anche psicologo, psicoterapeuta, ecco, è un virus che non debelleremo mai o c'è qualche speranza? Allora, intanto ci sono da fare un po' dei distinguo, altrimenti no, come dire, la poesia contemporanea rischia di essere appiattita, non solo su questo livello. Invece, per fortuna ci sono gruppi, anche se rari, in cui c'è una contaminazione, c'è un'apertura alla scrittura più umani. Tuttavia, l'io, cioè l'io lirico, infatti si scrive spesso nei libri di poesia, è un po' un must. Cioè un, come dire, un dato per scontato. Come mai? Questo perché c'è una radice storica, cioè la lirica, quindi la pratica della musica attraverso la lira, nella fattispecie negli antichi greci, era accompagnata al canto di un solo cantore, quindi diciamo c'era un canto monocorde, e quindi era il singolo che esprimeva, diciamo, attraverso la fusione di musica e parole, un suo vissuto nella fattispecie, diciamo, anche personale, introspettivo, da qui diciamo la grande distinzione tra lirica ed epica, ad esempio, quindi le percezioni del singolo contro le gesta di un popolo, che insomma la narrazione di un popolo che è più del contesto epico. Le due dimensioni ovviamente non sono in opposizione, anzi, hanno bisogno assolutamente di contaminarsi. Inoltre, come dire, c'è una ragione anche più sottile, più psichica, no? Diciamo, nella creazione poetica. Il poeta non è colui che ha una magia tutta un tratto
e produce delle parole perfette, questo lo diciamo sin da subito, ma è un essere umano che è investito da un certo tipo di immagini, spesso anche già preformate, che ha bisogno di leggere e di trascrivere in un certo senso, perché Goethe diceva: siamo dei medium di qualcosa che noi possiamo entrare in contatto, ascoltiamo, trascriviamo, no, più fedelmente possibile se riusciamo, e poi ovviamente c'è anche tutto un discorso di lavoro, di labor lime e soprattutto di letture. Non si può praticare la poesia senza conoscere il coro, come dicevi tu, la collettività, hai usato, no, questa parola, che è la poesia stessa, perché la poesia è, come dire, un coro di voci. Alcune gran parte, diciamo, scritte, altre ascoltate, che ci danno un insieme di pezzetti. Ovviamente questi pezzetti si possono mettere insieme anche sotto forma di collage, per dire, no? Come facevano i futuristi, oppure li si possono rivivere, reinterpretare, reincarnare, per cercare di dare qualcosa di nuovo, altrimenti noi finiamo di scrivere cose già fatte. C'era ad esempio un racconto di Tommaso Landolfi, che per chi non lo conosce come racconto, perché Landolfi speriamo sia, no, sulle nostre librerie, in cui lui, in maniera sarcastica, no, diceva: prendo delle paroline, le metto insieme e, diciamo, il protagonista di questo racconto finiva per scrivere L'infinito di Leopardi. Quindi, praticamente, no, questo in giorni in cui si discute tanto dell'intelligenza artificiale fa riflettere parecchio. Ricombinatorio. Esattamente. Quindi questo ci dà la possibilità, no, poi di probabilmente di mettere il focus del discorso sull'incarnare la poesia. Quindi la poesia è qualcosa che poi viene rivissuta in un nuovo sistema percettivo, in un nuovo corpo, in una nuova mente intesa come possibilità di immaginare delle cose, con magari contenuti simili ma forme diverse, oppure forme simili e contenuti diversi, diciamo, no? La possibilità è, diciamo, infinita. Ecco, oggi quindi bisognerebbe accedere un po' a quest'idea dell'autore a rete, e cioè del fatto che probabilmente le forme della poesia dovrebbero abbracciare di più, tornare ad aprirsi, secondo il mio punto di vista, a forme che già sono state percorse e che appunto in qualche modo abbiano nella loro programmabilità abbiano appunto l'idea di un autore collettivo, anche perché diciamo che la società ha di fronte a sé domande piuttosto forti, pesanti, rispetto alle quali è chiaro che l'io lirico, per carità, cioè sicuramente avrà delle cose da dire, però è evidente che le persone aspettano, parlo dell'opinione pubblica, forse dei punti di riferimento un po' più qualificati, un po' più forti, che siano il frutto di una riflessione collettiva. A me interessa molto quello che tu hai detto, questa idea di mettersi a disposizione del sentire comune, perché comunque il sentire comune elabora dei modelli, elabora delle cose che rimangono sotto traccia, quindi è un po' compito del poeta andarli a tirare fuori. Prego. Sì, inoltre, diciamo, anche questa tua osservazione, ma anche la precedente, mi faceva riflettere su un aspetto che secondo me non è affatto secondario, ovvero quando si fanno le recensioni, ad esempio, dei libri di poesia, spesso si cercano citazioni inerenti solo alla storia della poesia.
Questo credo sia un errore incredibile perché il poeta, soprattutto diciamo dal fine 800, no, in poi, ha assorbito invece tantissimo in maniera appunto poliedrica da un insieme di arti. Quindi diciamo l'idea, no, un po' wagneriana di mettere insieme un po' tutte le arti, che ovviamente era troppo idealista e poi è crollata, però l'idea di contaminarsi con mezzi diversi attraverso cui esprimere l'arte, quindi penso al Rinascimento, ma penso anche a quella che poteva essere la Factory di Andy Warhol, cioè in cui il poeta dialogava anche con la rockstar, con il pittore, con l'attore, e così via dicendo. Questo io credo quando si deve analizzare, leggere un testo di poesia, soprattutto se le citazioni sono anche abbastanza lì, no, che bussano e si fanno scoprire, bisogna ridare al testo una complessità di riferimenti, di più arti, quindi spesso io trovo nei testi dei poeti delle suggestioni che mi rimandano a, ad esempio, anche a film, quindi anche a cineasti, ad ambientazioni di film, e questo credo sia importante perché lo dimostra anche il rock stesso. Che no, poi sul finale vi lancerò un invito che spero verrà accolto e possiate aderire. Il rock ha, no, a un certo punto preso dalla letteratura, preso no, dalla poesia, ma anche ovviamente dalla narrativa. E lo ha rimasterizzato dentro un format diverso, con una comunicazione, diciamo, più diretta, in qualche modo più universale da un punto di vista anche del messaggio. Quindi. Arriviamo a questo, visto che ormai abbiamo poco tempo a disposizione, a questo annuncio che volevi fare, è molto interessante, è un po' la sintesi delle cose che abbiamo detto, di questa iniziativa per sabato 11 novembre alle 17 a Terni, a Palazzo Gazzoli, Poesia e Rock. Tu hai curato questo evento, tra l'altro mettendo dentro traduzioni poetiche di testi di artisti rock di ordine. Io qui leggo tra l'altro questa Tori Amos, che è stata un po' una sorta di meteora, no? Ma di una straordinaria qualità e forza che ovviamente aveva ben poco a che vedere con il mercato della musica che vediamo poi, i cui esiti poi vediamo oggi. Ma insomma, Janis Joplin, Simon Garfunkel, Joni Mitchell, che ancora è sulla cresta dell'onda con straordinarie soluzioni artistiche, ma anche Kate Bush, insomma una lista lunghissima che arriva a Bob Dylan. Prego. Ecco, mi piaceva, no, ricordare un po' forse il cambiamento di questi artisti, tutti come capostipite proprio Bob Dylan. Che cosa è successo a un certo punto? Che Allen Ginsberg ascolta il jukebox e dice è finita l'era della poesia solo declamata o solo letta. Quindi Bob Dylan ha ricongiunto quello che in fondo storicamente già esisteva, la poesia nasce già con la musica per tantissimo tempo, per secoli e secoli, a un certo punto si separa, diventa orfana e come dire, il maggior dolore di questa separazione è sicuramente stato vissuto dai poeti simbolisti francesi che non a caso Bob Dylan cita in primis Arthur Rimbaud, ma anche ovviamente Baudelaire che è ripreso da tantissimi altri come ad esempio la Radiohead, oppure in Nick Cave nella fattispecie, no?
Loro a un certo punto iniziano una nuova era in cui il testo della canzone, folk prima poi rock, non è più qualcosa di sentimentale, di accessorio, ma è letteratura, è qualcosa che ha a che fare con la poesia, sia da un punto di vista della composizione, sia da un punto di vista dello stile, dei temi. E quindi io credo noi poeti del XXI secolo abbiamo tanto da riconoscere a questi autori, e questa mia operazione è quella di rendere queste traduzioni dei loro testi in forma poetica, in forma alta, perché generalmente le traduzioni dei testi delle canzoni sono un po' letterali, sono un po' buttate lì. In questo caso, invece, è proprio una ricreazione, una riscrittura poetica, rispettando ovviamente i significati dei loro testi. Bene, una grande e importante operazione culturale, io lo voglio ricordare, quindi l'11 novembre alle 17 a Terni, Palazzo Gazzoli, via del Teatro Romano 13. Sicuramente torneremo a parlare di questo evento perché, ripeto, la lista degli autori è beh, quasi completa, possiamo dirlo, avete fatto un grandissimo lavoro, anche perché è una traduzione poetica, non è una traduzione, diciamo, tanto per approcciare il testo di autori che hanno fatto la storia della musica e anche la storia della poesia, evidentemente, e che appunto diventano riproposti in questa luce, in questa modalità, diventa un'operazione culturale davvero straordinaria. Saverio, io ti ringrazio, torna a trovarci, ovviamente. Grazie a voi per questi spunti e per queste condivisioni, e spero che l'unione faccia la forza. Vero, la rete faccia la forza, la rete intendiamo. Bene, grazie. Grazie.